Ehi là! Ciao giovani! Allora, oggi volevo parlarvi di Gianluca Grignani. Questo è il suo primo 45 giri che io acquistai nel 1994. Sono appena andato a vedere dentro al CD perché mi sembra troppo tempo fa, a me sembra l'altro ieri. La mia storia tra le dita. Lo acquistai al Ricordi di Padova, che oramai da tempo immemore è una banca. E mi sono subito innamorato di questo personaggio e oggi volevo parlarvi dei primi tre dischi di Grignani, fondamentalmente, perché Grignani per la mia generazione è stato, soprattutto all'inizio, un felice ponte di congiunzione tra il grandissimo Lucio Battisti e il grandissimo Vasco Rossi. Nelle sue canzoni migliori, insomma, c'erano entrambi i sapori di questi due cantautori. E però, vabbè, insomma, non volevo farvi proprio... Sai, penso che non sia stato inutile stare insieme a te. Ok, te ne vai. Decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa sera. Ma no, che non ci provo, stai sicura? Mi senta troppo solo, perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso. Quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso. Si dice che... eccetera, dai, insomma, questa è stata la prima grande hit di Grignani. Poi c'è stata la seconda, che era un po' più tristina, ma nel frattempo era passato un anno, io non me ne sono reso conto all'epoca. Beh, anche questa l'accenno solo perché è stra famosa. Io volevo fare altri pezzi in questa rubrica quotidiana, i polli quotidiani. Questo qui iniziava così: in questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. So per certo, amico, mi son voltato anch'io e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più. Tu non ci sei più. Destinazione Paradiso, no? Gran pezzo. Ma in quell'album lì c'erano delle canzoni meravigliose. Ne prendo una perché poi non è che possiamo stare qua 42 minuti. Ma c'era questo pezzo che era bellissimo, secondo me. Cioè così. Primo viaggio su Marte. Siamo tutti nervosi. Ma tra poco si parte. C'è un bambino che grida e gli trema la voce, che la terra ormai è morta, non si può restare. Ritornello. Su questo treno che viene va, un nuovo treno che binari non ha. Copre distanze che conosco di già. Spazio che ho dentro, fragilità. E vedo pianeti, per me verità. Scopro segreti, asciutte città. Io sono in viaggio. Anche dentro di me, e se fuori è l'universo, l'universo in me, non ricordo più il testo, che c'è, primo treno su Marte, un
una canzone bellissima, un tema strano tra l'altro. Non si usano più queste canzoni, no? Questa cosa della terra che ormai è morta non si può restare. Tra l'altro, in questi giorni, qualsiasi canzone che uno canti sembra apocalittica. Quindi io sto zitto, non do più, non dico più niente, canto e basta perché anche qui, vabbè. Comunque, l'album successivo fu per noi che eravamo stati entrati dentro questo Destinazione Paradiso, che era tutti singoli praticamente, un album che praticamente non aveva un brano che fosse scadente. E il secondo album ci spiazzò, a me piacque un casino, e a partire dalla title track, che era meravigliosa, una canzone bellissima, che se l'avesse messa giù in acustico avrebbe bissato il successo di Destinazione Paradiso. Mi piacque molto questa cosa, che è un po' parallela alla storia anche di Cesare Cremonini, no? Dopo i Luna fece un album un po' particolare, la stessa cosa Grignani, dopo Destinazione Paradiso fece un album un po' particolare. Ho provato ad essere come tu mi vuoi, tanto che sai in fondo cambierei, ma son fatto troppo. Troppo a modo mio, prova ad essere tu quel che non sei. Io vengo dalla fabbrica di plastica, dove mi hanno ben confezionato, ma non sono esattamente prodotto ben plastificato e vivo un metro più in là da quel che tu chiami realtà, giusto quel metro più in là vivo io, vivono anche i miei pensieri. Che bella, bellissima, bellissima. Una canzone meravigliosa. Un album che è stato capito, secondo me, un po' dopo in realtà, ma è un album fantastico. E a me piacque molto anche il terzo album di Gianluca Grignani, che aveva un brano, a parte che aveva "Quando partirò, andrò lontano, senza problemi e rischi. Seduto sul mio divano, niente più giorni tristi, dove me ne andrò? Ma dietro alle montagne, grandi campi di popcorn." È anche questa una canzone stranissima che dava il titolo all'album, Campi di Popcorn, e il pezzo, il primo singolo. Mi piacerebbe sapere, è una ballata incredibile. A volte sai può accadere, lo sai anche tu, che quando chiudi gli occhi, accendi una TV e resti lì a galleggiare sino a che quel che ti gira intorno si accorge anche di te. Volevo sapere cos'è successo, che mi sei nata in testa ed io non te l'ho chiesto. Io me ne stavo nel mio cielo, tra le mie onde di passaggio che vuoi, all'improvviso cado giù. Arrivi tu.
canzone questa. L'ho un po' sbagliata, ma vabbè, stiamo grignanando, no? E adesso vi saluto con un pezzo che mi ha sempre ricordato molto. Il carretto passava e quell'uomo gridava: gelati! I giardini di marzo. Luciani scrisse: sono seduto su un grattacielo, vedo la gente passare. Se guardo giù, quello che vedo, voglio imparare a volare. E allora volo via. Siamo in viaggio, io e la mente mia. Guardami, ho già spiccato il volo ed ora sono proprio sopra casa tua. Ma il falco va senza catene, fugge agli sguardi, sa che conviene.